tutti, benvenuti e bentornati in una nuova puntata dello Svuota la spesa. Questo sarà uno svuota la spesa gigante, 150 euro di spesa da Eurospin, correlato con un po' di fitness tips relative al regime di dieta ipocalorica, quindi qualche trucchetto che vorrei condividere con voi. Ma adesso sigla! Specifico che questa è una spesa da 150 euro perché era un sacco di tempo che non andavo a fare la spesa. Ho preferito terminare tantissime cose che avevo nel freezer e anche nella scorta dei prodotti secchi, scatolame, eccetera, per andare a rifare il carico. Quindi ho fatto veramente un bel carico, vedrete anche parecchio scatolame, ma è quello che uso nel corso di mesi, ogni tot di mesi, diciamo. Rifaccio un grande carico e quindi assolutamente non è tutto quello che ovviamente mangio in una settimana, cioè 150 euro di spesa, soprattutto questa volta che c'è poco fresco, relativamente poco fresco, ma tante cose diciamo a lunga conservazione, mi durerà per un bel po' di tempo. Altro disclaimer che ci tengo a fare: sono entrata in leggero regime ipocalorico. Le palestre hanno appunto riniziato a lavorare a pieno regime, si spera, e quindi io ieri sono tornata in palestra. La mia composizione corporea, ossia la quantità di muscoli e la quantità di grasso in questo periodo di attività comunque casalinga, ridotta, di maggiore sedentarietà, è un pochino cambiata. Quindi mi ritrovo ad avere molti meno muscoli perché l'allenamento è stato molto meno intenso del mio solito in questo periodo appunto, e una percentuale di grasso invece maggiore. Quindi ho deciso, prima di riniziare a riportarmi in leggera ipercalorica e quindi fare un periodo di massa, quindi di costruzione muscolare, di ridurre leggermente la mia percentuale di grasso corporeo. Per fare questo bisogna appunto ridurre un pochino le calorie. Se non avete visto i due video dedicati, mi raccomando, è importante, se volete capirne di più, appunto guardarli, perché andare in regime ipocalorica non deve mai significare eliminare nessuno dei macronutrienti, quindi no alle diete solo proteine, no a levare tutti i grassi, no a levare tutti i carbo, sono tutte sciocchezze. Bisogna equilibrare bene i macronutrienti in modo che siano presenti, si possono fare delle leggere modifiche anche e soprattutto in considerazione delle attività che voi svolgete, quindi del vostro tipo di vita. Se siete sedentari, un conto, se siete degli sportivi che si allenano ma niente di che è un altro, se siete atleti che si allenano veramente in maniera molto intensa, come adesso sarà il mio caso che ho ripreso la palestra, quindi faccio degli allenamenti molto molto intensi, strutturati anche su 6 giorni la settimana, con allenamenti appunto coi pesi che durano anche 2 ore. E quindi ovviamente ho un diverso fabbisogno. Per questo motivo non condividerò qua con voi quante calorie assumo, quanti grassi, quante proteine nello specifico, ma vi farò appunto quello che è un quadro generale che seguo come atleta, appunto, che si allena con i pesi e che di solito fanno appunto gli atleti che si allenano appunto con i pesi nel periodo di ipocalorica o di ipercalorica. Vi darò qualche suggerimento. I suggerimenti saranno infatti quelli di come gestire, per esempio, la quota di carboidrati quando vi trovate ad essere in ipocalorica, perché ovviamente in questo caso c'è una riduzione di carboidrati nella dieta e quindi spesso non si sa come fare perché finiscono subito e si muore di fame. Ci sono dei trucchetti che io applico per evitare appunto di patire la fame, di reggere più a lungo la mia ipocalorica, e adesso li condividerò con voi man mano che svuoterò la spesa, in modo che così possa esservi di aiuto. Iniziamo subito con la bustona dei surgelati, così posso metterla appunto a posto. Allora, iniziamo subito col sacchetto dei freschi. Qualcuno di voi mi ha detto che alla Lidl hanno portato la pasta di piselli, lenticchie e ceci, forse qualcosa del genere, non ricordo. Comunque sono andata all'Eurospin e nel banco dei freschi ho comunque trovato i fusilli freschi alla farina di ceci, poi vi farò vedere anche, credo, piselli e lenticchie. Ho deciso di prenderli, nonostante il prezzo ovviamente sia molto più elevato di quello della pasta normale, perché sono una vaschetta da 200 grammi, l'ho pagata a 0,99, quindi capite bene che praticamente si aggira intorno ai quasi 5 euro al chilo, tutt'altro prezzo rispetto alla pasta normale. Però in regime di ipocalorica può assolutamente essere utile quando appunto va a ridursi la quota di carboidrati, perché ricordate che nelle ipocaloriche gli atleti cosa fanno?
noi che pratichiamo pesi cosa facciamo? Non tocchiamo mai assolutamente la quota di proteine, cioè si riducono le calorie, ma le calorie derivanti dalle proteine non vanno assolutamente ridotte, quelle vanno tenute uguali, anzi leggermente alzate, perché in fase di ipocalorica, per evitare che il corpo, anziché dimagrire di grasso, vi faccia semplicemente perdere peso, quindi vada a prelevare dal muscolo, per preservare la massa magra, quindi il muscolo, si aumentano leggermente le proteine, quindi anzi rispetto al periodo di normocalorica, in ipocalorica, la quantità di proteine, di grammi di proteine per chilo di peso aumenta, ok? Quindi le calorie derivanti dalle proteine sono anche maggiori in regime di ipocalorica. Quello, i grassi non vanno toccati lo stesso, soprattutto nelle donne, straimportanti per la funzione ormonale, quindi assolutamente non si toccano. E lì siamo, diciamo, intorno al grammo per chilo di peso. Al di sotto dello 0,8 non si scende mai, è pericoloso, non va bene, ormonalmente è sconsigliatissimo, quindi per esempio quelli che levano tutti i grassi non si fa. Quello che si va a shiftare, cioè quello che si va a regolare, quindi la bilancina che praticamente regola il fatto che da iper si passi a ipocalorica, sono i carboidrati. Non vuol dire non mangiare carboidrati, attenzione, ho sentito anche questa follia, gente che elimina totalmente i carboidrati, no. I carboidrati sono necessari, tutti i macronutrienti sono necessari, semplicemente se dobbiamo ridurre le calorie andiamo a decurtare un po' la quota sui carbo. E in questo caso questo tipo di alimenti ci tornano super utili, perché vi faccio un esempio, questo prodotto ha praticamente, mi devo mettere gli occhiali perché non ci vedo bene, ha praticamente 36 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto, contate che la pasta ne ha 70, quindi a parità praticamente di peso potete mangiare il doppio di quantità e quindi avere lo stesso quantitativo di carboidrati. 200 grammi di questi, quindi tutta la vaschetta, hanno gli stessi carboidrati che ha 70 grammi di pasta, quindi la pasta di legumi va assolutamente considerata, perché guardate, potrò mangiare tutta questa quantità e avere 70 grammi, che è più o meno la quantità che assumo di carboidrati a pranzo, e ovviamente a essere molto più sazia. Poi ho preso l'albume, che ovviamente è un assoluto compagno di merende in fase di ipocalorica, perché come vi ho detto aumentano le proteine. I grassi però, nonostante siano un grammo per chilo di peso, essendo io poco pesante, quindi non ho tantissimi grassi a disposizione durante la giornata, quindi ok mangiare le uova, ma se mangiassi le uova col tuorlo tutti i giorni e ne mangiassi magari due o tre, mi fregherei subito la mia quota di grassi. L'albume è proteico, ma è magro, quindi è un'ottima fonte di proteine, che però non vi dà maggiorazione di carbo e né ovviamente di grassi. Poi ho preso i filetti di platessa, anche questi, ottima fonte di proteine, bassissimi di grasso, perché siamo addirittura a 1,3 grammi di grasso, quindi questi li faccio al forno con un po' di limone, in padella con un po' di sugo, il sugo di pomodoro, insomma, l'origano, i capperi, le olive vengono buonissimi. E apportano appunto tante proteine per 100 grammi, sono credo 16, sì 16, quindi un ottimo secondo, però non mi sballano né grassi ovviamente come secondo né grassi né carboidrati. Per lo stesso motivo utilizzo i gamberetti, questi qua sono quelli praticamente in salamoia, precotti, che mi piace aggiungere alle insalate. Attenzione, quando usate prodotti di questo tipo, o per esempio i cubetti di cotto che io compro, attenzione, perché questi prodotti sono ricchi di sale. Non bisogna assolutamente eliminare tutto il sale, anzi se eliminate tutto il sale avrete più ritenzione idrica, ok? Ma questo non vuol dire che dovete salare tutto, perché se in un'alimentazione avete già introdotto cibi che di loro contengono al loro interno tanto sale, allora il sale non lo dovete aggiungere così sulle pietanze, ok? Quindi quando si dice eliminare il sale bisogna vedere come mangiate, perché se voi mangiate cibi, che so, la verdura, la carne fresca, eccetera, è ovvio che
oppure la pasta bollita, è ovvio che ci potete aggiungere il sale. Tutti quei cibi non hanno un grosso contenuto di sodio, che poi quando parliamo di sale dobbiamo vedere il quantitativo di sodio, mentre cibi come questi conservati in lattina o gli affettati appunto contengono tanto sale, quindi magari nel giorno in cui io vado a mettere questi nell'insalata non ci aggiungo anche il sale, o comunque modero il sale durante la giornata, e non vuol dire che sto mangiando senza sale, vuol dire che ho considerato che il sale è già qua dentro, ok? Stessa cosa dicasi per questo. Io ho preso il petto di tacchino arrosto, lo utilizzerò a cubetti da aggiungere nelle insalate, perché io cosa faccio nel periodo di ipocalorica, ma in genere d'estate adoro insalate di pasta fredda, di orzo, di riso o comunque insalate di verdure, e ci aggiungo poi una fonte proteica. Spesso utilizzo appunto questi. D'inverno ne mangio molti di meno di affettati, d'estate col fatto che sono freddi, quindi giustamente io aggiungo questo che è fresco piuttosto che cuocermi magari una bistecca che ho caldo, anche semplicemente ad accendere i fornelli, no? Però attenzione, perché comunque gli affettati contengono sale e conservanti, quindi non abusatene. Io li compro, però li modero durante la settimana, non li mangio ogni giorno, due volte alla settimana, magari d'estate posso arrivare qualche volta appunto a tre, cosa che però non faccio assolutamente d'inverno. Quindi nell'ottica dei 12 mesi cerco di equilibrare la mia alimentazione. Gli affettati non sono così salutari, possono essere un salva estate, un salva dieta nel momento di ipocalorica, o un salva estate perché c'è molto caldo, però attenzione, usiamoli con la testa, ok? Perché sono ricchi di conservanti ovviamente e di sodio. Altra cosa che ho preso sono queste trofiette liguri, grano 100% italiano, sempre perché guardando l'etichetta mi sono resa conto che hanno 55 grammi di carboidrati contro i 70-75 della pasta, quindi posso mangiare una porzione un po' più grande avendo però lo stesso quantitativo di carboidrati della pasta. Quindi un occhio alle etichette, al quantitativo di carboidrati che contengono, vi consente di gestire la vostra quota di carboidrati giornaliera, che presumibilmente in ipocalorica è diminuita, non soffrendo però la fame. Se usate gli stessi identici alimenti che usavate magari prima, è ovvio che riducendo la quantità avete delle porzioni non soddisfacenti. Per questo motivo un grandissimo vostro alleato sono i legumi. I legumi hanno pochi carbo, ma li contengono, hanno una quota proteica e vi consentono di fare belle porzioni molto soddisfacenti per il palato, entrando dentro la vostra quota di carboidrati. Ovviamente come secondo poi diminuirete leggermente le proteine, perché già i legumi di regola ne contengono un po' di più rispetto appunto alle altre verdure o comunque agli altri alimenti che non siano agli altri carboidrati in genere, ecco. Io uso per esempio molto spesso le fave, ne ho preso addirittura due pacchi, non so adesso dove è il secondo, perché io le amo molto, le faccio semplicemente stufate con un po' di cipolla e un filo d'olio che metto poi. Sempre nell'ottica di non patire la fame e cercare di gestire la mia quota di carboidrati, mi do alle verdure, mangio tantissime verdure, io le adoro, quindi a me viene semplicissimo, le mangio sia cotte sia crude. Questo mi permette di avere dei bei piattoni sazianti per la vista e per il palato. Infatti ricordatevi che se volete stare a dieta mangiando riso bollito e pollo durerete 3 giorni. Dovete cercare di rendere i vostri piatti più gradevoli alla vista, al palato, più vari. E quindi magari quando andate a fare la spesa, fatela con un occhio di cercare di prendere delle cose, diciamo, varie anche da questo punto di vista. Quindi per esempio il cavolo, io ho preso questo cavolo appunto surgelato, sapete che integro con un po' di verdure surgelate, perché essendo appunto single, se riempissi il frigo solo di verdure fresche non riuscirei a terminarle nel frattempo si farebbero cattive, si andrebbero a guastare. Ho preso il minestrone, anche questo ottima strategia. Se andate a vedere, il minestrone ha come carboidrati 9,9 grammi per 100 grammi, cioè 10 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto. Quindi vi potete fare un bel piattone con, che so, 400 grammi di minestrone pesato dalla busta, poi giustamente vi viene un bel piattone saziante, e magari aggiungerci semplicemente una manciata d'orzo, che invece ha sui 70, no 50 forse, qualcosa, non lo ricordo.
Però in questo modo capite bene che avete un piatto più saziante. Sono scelte, è ovvio che se desiderate la pasta quel giorno mangiate la pasta. Però 70 grammi, 100 grammi di pasta hanno 70 grammi di carboidrati e in una dieta ipocalorica è probabile che siano tanti, ok? Quindi se non avete tantissimi carboidrati con cui gestire la giornata, è ovvio che mangiare la pasta significherà mangiare piccole porzioni di pasta poco sazianti. Io mi scuso, ma non posso cacciare via gli uccellini dal giardino. E quindi questo sarà d'estate nel sottofondo. Comunque, altre fave. E poi ho preso i filetti di orata, sempre perché ovviamente sono fonti abbastanza magre, anche se non magrissime, perché per esempio la platessa ha 1,6, questa ha 10. Ma grazie a un contacalorie e un contamacro, io uso MyFitnessPal, se mangio un'orata che ne ha 10, so che insomma lo vedo man mano durante la giornata come gestire i miei grassi. A pranzo magari ho mangiato una fonte più magra, che so, il petto di pollo, ok? Il giorno che invece magari mangio la platessa posso mangiare un po' di carne rossa perché è più grassa, e quindi una fonte magra a pranzo, una fonte più grassa a cena e viceversa, tutto con furbizia. Peraltro, se ne volete sapere di più su queste cose, ci sono delle storie, vi lascio qua, dove le trovate appunto, messe in evidenza su Instagram, dove ho fatto, mi hanno chiesto un sacco di ragazze, salvale, le ho salvate in evidenza perché sono tutti trucchettini appunto che condivido con voi. Stesso motivo, gamberetti molto magri, i gamberetti hanno soltanto 0,9 di grassi, carboidrati ovviamente non ne hanno, e abbiamo 12 grammi di proteine, quindi per esempio adoro inserirli nelle insalate. In questo caso peraltro non sono sotto salamoia, solo che questi, scusate, erano in offerta, quindi li ho buttati dentro. Poi il misto per soffritto, perché appunto è semplicemente un trito di carote, sedano e cipolla che aggiungo nelle varie preparazioni. Se faccio una zuppa con, che so, i legumi, magari aggiungo un po' di questi per insaporire, ho un secondo di carne, ne aggiungo un po', faccio le polpette, ne aggiungo un po', ecco, lo utilizzo sempre. Ok, passiamo alla colazione. A colazione di regola bevevo un grande bicchierone di latte d'avena. L'ho tagliato perché, diciamo, era uno spreco di carboidrati dedicati a qualcosa che magari preferisco aggiungere a pranzo. Preferisco, ecco, avere magari una porzione più soddisfacente di un primo al pranzo e sfruttare i carboidrati del mattino a pranzo. Ma questa è una mia preferenza al momento, perché mi sveglio al mattino con poco appetito. Mi basta del caffè nero con un goccio di latte d'avena e basta. È uno yogurt di quelli, appunto, lo yogurt greco, che è alto in proteine, basso in grassi, anzi praticamente grassi non ne ha, uno 0%, e di carboidrati ne ha abbastanza pochi perché sono 4 grammi, ok? Soprattutto poi d'estate mi piace perché è fresco, quindi semplicemente questo è senza zuccheri, essendo bianco, quindi io aggiungo a volte uno zig di dolcificante, ma mi piace anche così, è bello cremoso ed è fresco la mattina. E quindi d'estate non mi piace per esempio mangiare il porridge, poi il porridge lo dedico di più a quando sono in ipercalorica, perché ci metto un sacco di frutta secca, la mela, la banana, ci sono tanti carbo, insomma, no? Poi ci aggiungo ovviamente magari anche la fonte proteica, però è una bella prima colazione che mi dà un bel apporto calorico quando devo cercare di raggiungere un tot di calorie, magari sono a il doppio delle calorie rispetto adesso e anche forse di più, e quindi se non porziono durante la giornata queste calorie mi ritrovo ad averne, cioè a non riuscire a raggiungerle, ok? Quindi ho preso una bella porzione, ho preso due vaschette intere, così vedete, due vaschette di yogurt, perché tanto hanno una scadenza abbastanza lunga, scadono il 7 di luglio, e quindi non mi dovrò ritrovare a dover andare a riprendere gli yogurt, insomma, fra una settimana. Ho fatto scorta per tutto il mese prossimo, ecco, diciamo tutto giugno sicuramente magari ci sto dentro, contando che ne ho preso 12, ma non lo mangio tutti i giorni, qualche giorno non ho voglia, o qualche giorno magari mi preparo altro, come per esempio i pancake con pochissima farina d'avena e l'albume. Quindi non è detto che io mangio tutti i giorni questo. Poi sapete che io non mangio frutta durante l'inverno perché non la amo, mangio giusto la mela o la banana, quella avete visto nella mia spesa. D'estate la frutta mi piace, però ovviamente la devo contemperare adesso perché sono carboidrati,
e quindi insomma la mangio tranquillamente, la conteggio, niente di che. Quindi a colazione può capitare che mi mangi la pesca, oppure ho preso delle angurie baby, semplicemente non demonizziamola. La frutta è vero che contiene degli zuccheri, ma possiamo tranquillamente monitorarli e tenerne conto e mangiarla con tranquillità. Ok, quindi non è che io non ne mangio, non ne mangio perché non mi piace tanto quella invernale, preferisco d'estate. Ho preso poi i pomodori sapete sono la mia passione, li metto dovunque, e quindi soprattutto insalatone con i pomodori onnipresenti, o comunque insalate di pasta, riso, orzo con i pomodori dentro sempre. Poi le carote, appunto per le insalatone, molti diranno ma le carote, l'anguria hanno un indice glicemico elevatissimo. Insomma, hanno un indice glicemico alto, ma hanno un carico glicemico basso. Quindi cosa vuol dire? Che è vero che praticamente i carboidrati contenuti in angurie e in carote sono veloci, ok? Quindi arrivano subito praticamente al flusso ematico. Ma è vero che i carboidrati contenuti nella porzione media mangiata di carote e di anguria sono pochi, quindi per quanto siano veloci sono pochi carboidrati, quindi non ci creano un problema. Quello che ci crea più problema è quando c'è un carico glicemico grosso, tanti carboidrati e veloci. Se i carboidrati sono pochi ma veloci, non ci dobbiamo fare tutti questi sbattimenti, a parte il fatto che poi anche dell'indice glicemico, a meno che noi non abbiamo sempre costantemente introduzione di cibi con alto indice glicemico, noi riusciamo tranquillamente a gestirlo, abbiamo la nostra insulina. Certo è che se tutti i giorni mangiamo solo zucchero eccetera, questa povera insulina tra virgolette è sempre in azione, sbagliamo il nostro sistema. Eccedere è ciò che fa male, ok? Non mangiare moderatamente ogni tanto delle quantità di cibi che contengano zucchero, soprattutto se sono prodotti come la frutta naturale eccetera. Certo che se mangiamo continuamente dolci, succhi di frutta eccetera non va bene, ma la frutta è sana e ci fa bene, semplicemente la dobbiamo tenere d'occhio e monitorare. Se abbiamo un obiettivo per esempio estetico da raggiungere, come nel mio caso, che sinceramente vorrei portarmi a una condizione per poi decidere, come vi dico spesso, se fare magari delle gare, e in questo caso è ovvio che io ne tenga conto. Però se no, insomma, basta non eccedere. Non mi posso mangiare un chilo di anguria al giorno, ma una bella fetta a pranzo non succede nulla, o a merenda. Cipolle, perché io amo le cipolle, le metto ogni dove, in quasi tutti i miei piatti o zuppe ci sono le cipolle, le uso soprattutto cotte perché sennò puzza il piatto. Però per esempio le amo, lo sapete, le faccio bollite, hanno pochi carboidrati, mi soddisfano, mi piacciono da morire. Un filo d'olio, un po' d'aceto, un po' di sale, con magari una patata o delle uova sode, per me sono il top. Quindi mi consentono di fare un pasto che mi gratifica e contengo la dose di carboidrati, per esempio, capite? Cioè mi gratifica di più avere magari 3 cipolle, magari anche al forno a volte le faccio, o appunto bollite con il filo d'olio, piuttosto che avere una porzioncina di pasta che è frustrante, 2 cucchiaiate ho finito e non mi sento piena. Allora, andiamo a vedere cosa c'è qua. Ho ripreso l'orzo, ho quasi terminato, e riprendo quello che si cuoce in 10 minuti, perché sinceramente non posso veramente permettermi con il lavoro e tutto di prendere quello che cuoce in 30-40 minuti, perché dovrei materialmente stare qua a controllarlo, e invece io lavoro in camera col PC, trovo più comodo così. Se voi avete il tempo prendete l'altro magari. Poi ho preso la paprika, perché come vedrete ho preso le patate americane, che sono molto meglio a livello dietetico delle patate normali. Non sto ad addentrarmi nei perché, comunque le potete utilizzare al posto di, ma io le amo molto di più, mi piacciono tantissimo al forno, le metto proprio sulla placca del forno, leggermente unta la carta da forno, di solito spennello per ridurre i grassi con un pennello di quelli con le setole di silicone, faccio una spennellata, ci metto le patate e abbondo di paprika, adoro. Poi sempre nell'ottica di fare le mie insalatone col pomodoro, come vi ho detto, le foglioline di basilico, perché ragazzi ho comprato il basilico che il mio sta crescendo, e se gli tiro via le foglioline lo uccide, ancora troppo piccolino. Quindi ho preso del basilico, nel frattempo
poi nel frattempo prenderò da lì, lo stavo dicendo in sardo, per dire tolgo le foglie, cioè lo spinnierò da lì, vuol dire lo spiumerò, una roba del genere, sì, vuol dire spiumare. Tirar via le foglioline, vabbè, e quindi farò queste mega insalatone, di verdura o appunto insalate di pasta, riso e farro eccetera, con il pomodoro per ridurre un pochino la quantità di orzo ma rendere il piatto non troppo piccolo. Ci aggiungo i pomodori, ci aggiungo la verdura e ci aggiungo il condiriso, quello senza l'olio. Prendo sempre questo, sia la Lidl che all'Eurospin. Anche qua state attenti perché contiene del sale aggiunto, quindi non è che è proibito farlo, ma tenetelo da conto. Cioè se avete queste aggiunte, soprattutto tutti quelli che sono in barattolo, hanno sempre il sale, quindi semplicemente pensarci, a pranzo ho mangiato l'insalatona, c'era il condiriso, c'erano i gamberetti sotto sale, c'era il prosciutto, mi modero col sale il resto della giornata, ok? Cipolline, perché secondo me non esistono insalate di riso senza le cipolline, sott'aceto. E poi cosa ho preso? Il pesto, perché una delle cose che mi fa impazzire è l'orzo con il pesto e i pomodorini andadini. Semplicemente sostituisco il pesto all'olio, cioè invece che mettere l'olio metto il pesto, quindi magari devo mettere 5 grammi di olio, semplicemente metto un cucchiaino di pesto e lo condisco così, mi piace moltissimo. Penso che lo farò, forse lo dividerò e metà lo surgelerò, perché non so come farlo durare, non dura se no, e non mi mangio 190 grammi di pesto in 4 giorni. Forse farò i cubetti, avete presente i cubetti tipo quelli del ghiaccio? Lo dividerò in un coso di cubetti del ghiaccio, mi avete suggerito così. Poi, sempre per questo motivo, appunto quello di tenere in considerazione la vostra quota di carboidrati, vi consiglio un uso dei legumi, ma tutte le storie che troverete su Instagram, ragazze, vi diranno appunto, vi sveleranno come utilizzare appunto i legumi. Per esempio, vi faccio un esempio, andiamo a leggere questa etichetta. Abbiamo praticamente 12 grammi di carboidrati, 12 grammi di carboidrati per 100 grammi di fagioli. La pasta ne contiene 70, quindi significa che praticamente io posso anche mangiare 300 grammi di fagioli e ho solo 36 grammi di carboidrati, ok? Nel frattempo mi è arrivata una mail. Mentre se volessi assumere 36 grammi di carboidrati con la pasta, dovrei mangiarne 50 grammi. 50 grammi di pasta, ragazzi, sono 10 mezze penne, non so. Cioè, invece 300 grammi di fagioli mi danno soddisfazione, soprattutto se poi, come io per esempio, li aggiungo spesso alle insalate, quindi insalatona, dove metto anche i fagioli, e quindi mi viene un bel piattone di insalatona con una pasta. Cioè, anziché mangiare 10 mezze penne, ho il mio piattone di insalatona molto più con i fagioli, magari ci aggiungo spesso la fettina di pane, insomma lo stesso quantitativo di carboidrati posso raggiungerlo con dei piatti molto più voluminosi e più sazianti, ok? Quindi ho preso i fagioli rossi, che mi piacciono tantissimo, fatti piccanti. Vi volevo dire una roba, ragazzi, non fate come me, nel senso io li prendo sempre in scatola. Anche in questo caso, quando sono in scatola, hanno un pochino di sale, e soprattutto, diciamo, sono meglio freschi, quelli, diciamo, secchi da tenere in ammollo. Però questo è più facile se siete una famiglia numerosa, ok? Perché io spesso cosa faccio? Aggiungo semplicemente una manciata di fagioli alle mie insalate, oppure mezza confezione per farmi un po' di pasta e fagioli. Cioè, e lo decido all'ultimo momento, perché magari a cena non so cosa fare, dico, faccio una pasta e fagioli. Se io devo mettere in ammollo la sera prima, devo contare la manciatina per l'insalata, vuol dire che il giorno prima devo decidere come mangiare e non riesco, perché a volte ho voglia di farmi l'insalata, poi aggiungo appunto la manciata di fagioli, capite? Se voi siete una famiglia numerosa, quindi ne consumate una quantità un po' più grande, quindi magari fate una bella zuppa, una bella pasta e fagioli, ve la programmate il giorno prima, magari prendete quelli secchi, che è meglio. Io non riesco, se no lo farei, non riesco proprio per questione di praticità, perché li uso un po' così, come aggiunta, o comunque con porzioni veramente piccole, che programmo all'ultimo momento. Invece, per esempio, riesco con le lenticchie,
perché le lenticchie magari mi piace farne una bella porzione, le uso come contorno ai secondi di, che mangio, li mangio per magari un pranzo, una cena, un pranzo, tre pasti, insomma, no? E quindi poi soprattutto le lenticchie riesco a non fare l'ammollo e a seguirle un po' di più. Insomma, con le lenticchie riesco per le preparazioni che ne faccio, anche perché le uso per fare il ragù di lenticchie. Quindi lo mollo lì a cuocersi il ragù, ne faccio anche una quantità magari grossa e poi lo surgelo, è diverso. E ho preso le lenticchie giganti. Nel caso delle lenticchie abbiamo un quantitativo di carboidrati un po' più alto, sono 48 grammi di carboidrati per 100 grammi, però ci danno anche una buonissima quota proteica, perché abbiamo 23 grammi anche di proteine. Ottimo alleato, insomma. I sacchetti dell'immondizia, altri fagioli, ho preso oltre ai rossi anche i borlotti, e poi ho preso ancora borlotti e poi ho preso la zuppa di bulgur e quinoa. La zuppa di bulgur e quinoa come carboidrati è simile alla pasta, però come vi ho detto la posso utilizzare magari per fare delle insalatone con i pomodori eccetera, che con la pasta non mi piacciono tanto. La pasta mi piace un po' di più calda, invece se devo fare le insalate fredde, l'orzo, il farro o questi qua, quinoa eccetera, li prediligo. E quindi ho provato questo qua, zuppa di bulgur e quinoa, per fare quelle insalatone che vi ho detto. Quindi metto meno, mentre se faccio un piatto di pasta metto la pasta e il sugo e quindi è tutto pasta, i grammi di carboidrati. Qua posso metterne la metà perché lo integro con tutte le verdure che ci aggiungo, ok? Poi ho voluto provare per questa volta come si dice, prodotti in scatola che non uso mai d'inverno e nemmeno di solito d'estate, ma ho voluto provarli in ipocalorica perché hanno veramente pochissimi grassi, una buona quota proteica, e magari ho pensato che una volta alla settimana, non di più, posso concedermeli nell'insalatone. Quindi ho voluto provare a prendere tipo le Simmental, no? Sia di petto di pollo che è la classica Simmental normale, insomma quella di manzo. Hanno tutte e due veramente un bassissimo contenuto di grassi, questa credo che sia addirittura 1% per il pollo e 1,5% per quella di manzo. E insomma, una volta alla settimana faccio l'insalatona proprio con l'iceberg, il pomodoro, le carote, così, e ci metto una di queste scatolette, una fetta di pane, e così ho un secondo un po' fresco, soprattutto quando farà caldo. Quindi ne ho preso un po' di confezioni e la provo, vediamo un po'. Non sono pro a questi prodotti, preferisco sempre, sempre, sempre i freschi, quindi preferisco la fettina di pollo. Ma col corso che sto facendo, vi dico la verità, a volte a pranzo non riesco nemmeno, abbiamo veramente 45 minuti, non riesco a star dietro a tutto, perché magari in quei 45 minuti devo anche fare al volo qualche altra cosa, oltre che mangiare, prepararmi il pranzo, lavare l'apparecchio, eccetera. Veramente i tempi sono ridottissimi, quindi ho detto, ma ci può stare. Ancora andiamo avanti, è una spesa da 150 euro, quindi c'è tanto. Foglietti per la lavatrice, i Dexal, l'assorbicolori, ve lo straconsiglio. Io da quando li ho presi mi viene molto più bello il bucato, perché praticamente assorbono tutto quello che può essere un po' di colore che viene rilasciato da certi indumenti, che non dico che stingono tanto da macchiare gli altri, però da ingrigirli magari un po' può capitare, quindi mi stanno aiutando tanto. Il caffè, perché ormai lo prendo ogni volta che vado, onde evitare di scendere sotto la quota minima. Il tonno l'ho preso al naturale, sempre perché così riesco a monitorare meglio i grassi. Il tonno sott'olio ha tanti grassi e quindi in questo periodo in cui devo stare un po' più attenta, lo prendo al naturale. Tanto lo inserisco sempre nelle insalate o nel sugo di pomodoro, e ci aggiungo l'olio extravergine d'oliva che dico io, la quantità che dico io che devo assumere. Anche in questo caso occhio al sale e non eccedete, quindi tutto lo scatolame che state vedendo non viene da me utilizzato praticamente mai, se non due volte a settimana. Cerco di tenere fede a questa cosa per evitare di ingerire troppi conservanti. Fave decorticate, sapete che amo fare il purè di fave, le fate andare finché non diventano un purè e sono ottime, accompagnate appunto con un filo d'olio, o comunque io le accompagno spesso con della cipolla rossa stufata. Poi vabbè, abbiamo altre scatole di carne e di altri fagioli, perché ne prendo sempre un po',
per evitare, insomma, di stare a comprare lo scatolame che è pesante, me lo levo di solito via tutto in una volta. Quindi quando lo compro magari prendo, che so, 10 scatole di fagioli, 10 scatole di ceci, 10 scatole, cioè così ce li ho, le metto là in dispensa e via andare. Vedete anche il tonno, ne ho preso di più. E poi sto prendendo i pomodori pelati, perché con la passata di pomodoro mi stava succedendo che andava male. Perché io la passata di pomodoro, magari un litro, in questo periodo che faccio più insalatone e meno sughi, faccio fatica a consumarla. Prima me la bevevo, adesso con il misale non la posso bere. Mentre i pelati, con diciamo un vasetto, ci faccio due volte la pasta e rimangono meglio. Un altro di questi, sempre per le insalate di riso, ma come vi ho detto ho fatto un po' scorta di cose doppie ancora. Ah no, questo è diverso, cereali e quinoa, sempre nell'ottica appunto di, come vi ho detto, l'insalatone, oltre all'orzo, cereali e quinoa. Questo è nuovo, non l'avevo mai visto, sono molto contenta di aver trovato un prodotto diverso. Poi ho preso il pan grattato, perché come vi ho detto ho preso la carne, ve l'ho detto? Non lo so, ho preso la carne trita, quindi qualche volta, magari nel giorno in cui ho i grassi a cena magari più bassi, a colazione li riduco un po', mi faccio le polpette. Sempre ho preso la carne scelta, quindi comunque non la più grassa, anzi la più magra che c'è, di manzo, e quindi col pan grattato faccio le mie polpettine. Visto che non sto prendendo la passata e che detesto le zuppe, anche se faccio una pasta e fagioli o la pasta e ceci, non mi piacciono chiare, deve sempre avere un po' il colorito del sugo di pomodoro, ho preso i tubetti. Anche in questo caso attenzione al sale, non è un problema, l'importante è che se lo usate appunto non stiate a mettere sale non è dove durante il resto dei pasti. Patate dolci, appunto le americane, che come vi ho detto faccio al forno o anche al microonde, vengono in un attimo, 10 minuti al microonde. Tanta paprika, mi piace da morire. Ci sono ancora tre buste. Allora, questo qua io lo prendo ogni volta che vado all'Eurospin, ne ho ancora uno intero, ma siccome non so poi quando ci posso tornare, io questo lo becco su perché non lo trovo da altre parti, ed è il gel anticalcare per lavatrice Dexal. Ragazze, lo stra preferisco alle pastiglie, perché le pastiglie sciogliendosi mi lasciano polverina ovunque, mentre questo, essendo liquido, ovviamente non ha questo problema, e in più, ragazzi, lascia un profumo, pazzesco. Non so più dove mettere la roba che sto togliendo dalle buste, molto bene, dai sacchetti. Ho preso l'avena, ne ho preso due confezioni, perché come vi ho detto l'ho finito, ma tanto ne sto usando un goccio. Poi ancora pelati, ancora tonno, poi ho preso i filetti di salmone al naturale, anche in questo caso stesso discorso di prima, sale, conservanti eccetera, quindi tutte queste scorte le devo usare nel lungo periodo. Attenzione, perché i filetti di salmone sono invece molto grassi, essendo salmone. Beh oddio, questi non sono per niente molto grassi, hanno 4.4 e 21.5 di proteine, ottimo, una scoperta. Di solito il salmone è molto grasso, questo no, molto bene. Ancora pelati, ancora latte d'avena, capperi in abbondanza, ma voi lo sapete che non vivo senza i capperi. Anche oggi ho fatto insalata di farro con il pomodoro, un cucchiaino di pesto e tanti capperi, io adoro. E ancora salmone, ancora lattine di carne, un altro di concentrato. Tutto lo scatolame oggi è stato preso in tipo 4-5 pezzi per ognuno. Pelati, ok, questi erano doppioni. Cipolle rosse, anzi queste sono le cipolle rosse di Tropea, esatto, queste le uso crude, perché la cipolla di Tropea è buonissima cruda e non puzza come le altre, è molto più digeribile anche. Certo, se non digerite per niente la cipolla, non è che la Tropea vi risolve il problema, però è molto più digeribile. Cannellini, questi non li avevo ancora presi. Poi ho preso anche i piselli verdi così spezzettati, decorticati, siamo sempre lì, li utilizzo tantissimo appunto. Questi hanno 48 di carboidrati, quindi sicuramente comunque meno nella pasta e mi danno anche un po' di proteine. Questi fanno veramente benissimo alla salute, hanno veramente tantissime proprietà, ma ormai nessuno li mangia più, lo vedrete nelle storie. Ho inserito anche alcune storie del professor Berrino, che dice: legumi non li mangia più nessuno ormai, eppure sarebbero un toccasana, vi dice anche perché. Limoni,
Poi qua cosa abbiamo? Ancora i cannellini, le patate, perché niente, mi piacciono da impazzire, io mangio le patate, quindi quando mangio le patate ovviamente non mangio la pasta, cipolle, patate sono un must have della mia spesa. Ultimo sacchetto, vediamo cosa abbiamo, le cipolle rosse, che vi ho detto mi piacciono tantissimo quando faccio il purè di fave, da mangiare insieme al purè di fave. Poi ho preso il surimi a fette, questa per me è un'assoluta novità, mi ha attirato, era in offerta, proverò a inserirlo nelle insalate, vediamo. Un altro di cotto a dadini, che comunque aveva una lunga scadenza, un melone di quello che è bianco dentro, perché io odio il melone che è giallo dentro, arancione, mamma mia, non lo mangio. La carne, ho preso il petto di pollo, confezione famiglia, come vi ho detto la trita. Poi ho preso due iceberg, quindi ovviamente per fare l'insalatone, per fare l'albero ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il seme, no, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto e via dicendo, era così, no? Altre paste fresche, ecco qua quelle che vi dicevo, le ho prese anche di farina di lenticchie e di farina di piselli, quindi grazie alla ragazza, grazie Anna, che me le ha suggerite, e quelle della Lidl le andrò a prendere insomma la prossima volta, per il momento le ho trovate anche da Eurospin. Altro petto di pollo, quindi ho preso due confezioni famiglia di petto di pollo e una di carne trita scelta, con cui appunto mi farò le polpette, quindi posto, no, per i secchi a lunga conservazione sono a posto tipo fino a settembre, penso proprio di sì, perché appunto tra fagioli e tutte le robe ne avrò per un bel periodo, poi andrò in vacanza, quindi ci rivedremo sicuramente a settembre, mentre magari carne ne ho preso poca, pesce non tantissimo perché non c'era tanta scelta, quindi magari integrerò qualcosa, qualcos'altro. Bene, io spero di non essere stata noiosa, perché volevo appunto magari farvi uno svuota la spesa con un po' di senso, spiegarvi come faccio la spesa e pensando sempre a che cosa voglio mangiare, a come voglio strutturare la mia dieta, cioè non è fatta d'impulso, non mangio, come vedete, merendine, non mangio biscottini, non mangio tarallini, non mangio vari tipi di snack, di pane, eccetera, cerco insomma di comprare ingredienti con cui poi realizzare dei piatti, non compro piatti pronti, niente, questo è quanto, e cerco assolutamente di utilizzare con la testa anche prodotti magari che in linea di massima non sono il massimo del mangiar sano, ma che in certi frangenti, come per esempio, che so, il pranzo in spiaggia, possono essere utili, quindi magari che so, la scatola tipo la Simmental la metti nell'insalatona, perché magari in spiaggia è più pratico che non mettersi a cuocere, portarsi la fettina di pollo, che una volta che la cuoci la devi mangiare calda, ecco. Si può assolutamente avere una flessibilità durante l'anno che diciamo è giustificata o dalle esigenze di tempo, di luogo o comunque di dieta. L'importante è farlo sempre con la testa, cercando di ragionare nel lungo periodo e di chiedersi: ma io mangio sempre in scatolati? Io mangio sempre in saccati? Ecco, questo è, non è un problema se lo si mangia una volta a settimana o anche due, magari limitatamente al periodo estivo. È un problema se tutti i giorni ci alimentiamo con degli insaccati, con degli scatolati, allora diventa un po' più un problema. Basta, io vi ringrazio, fatemi sapere se vi è piaciuto, se mi dite sempre che gli svuota la spesa. Mi dite sempre che gli svuota la spesa vi piacciono, perché appunto ci aggiungo sempre dei consigli di ricette o comunque alimentari in genere. E basta, spero che anche questa volta sia stato così, spero di esservi utile, so che ci saranno tante di voi che magari si approcceranno a un regime un pochino più moderato, diciamo dal punto di vista delle calorie, perché insomma si avvicina l'estate e magari tutti quanti ci siamo lasciati andare alla pazza gioia, e quindi spero che vi possano essere utili questi suggerimenti. Mi raccomando, andate a vedervi le storie, perché lì proprio vi spiego bene
vi faccio vedere appunto la differenza tra un piatto di pasta e un piatto di legumi, e vi spiego tutto, la rava e la fava. Bene, adesso metto a posto, vi ringrazio per essere stati qua con me, per essere stati pazienti, perché questo video è veramente stato sicuramente lungo. Se vi ha fatto piacere insomma seguirlo, lasciatemi la vostra iscrizione, se non l'avete ancora fatto, l'attivazione della campanella e il like al video. Ci vediamo su Instagram, dove sono Saidori. Se vi va, poi vi aspetto anche su Facebook, dove ho una pagina che si chiama L'Angolo di Saidori, e sul mio sito, dove pubblico appunto degli articoli anche a tema, diciamo, fitness, perché c'è un menu che riguarda il fitness, che è www.langolodisaidori.it. Vi mando un bacio, ci vediamo domani con un nuovo video. A presto, ciao!